Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni Battista. Parola del Signore. Il profeta Elia. Era un bel personaggio Elia, eh? Se vi ricordate quando Gesù fa la trasfigurazione, chi c'è accanto a lui? Elia. Elia e Mosè. Elia il più grande dei profeti, Mosè il più grande dei patriarchi. Quindi Gesù dice, sono perfettamente in linea con la tradizione dei patriarchi e dei profeti. Questo è un po' il senso della trasfigurazione. Elia era un personaggio pericoloso per il potere. Perché? Perché parlava chiaramente. E quindi ai suoi tempi, un po' prima di Cristo, la gente aveva paura di Elia, perché diceva le cose come stavano. Era un personaggio scomodo. Pensate che i carmelitani, i padri carmelitani e le suore carmelitane, si ispirano proprio a Elia, profeta dell'Oreb, il Monte Carmelo. C'è anche un ordine religioso. È patrono contro i fulmini, perché sapete che fu assunto in cielo su un carro di fuoco, quindi viene implorato, viene pregato in alcune zone contro i fulmini, contro i temporali, ed è riconosciuto soprattutto anche dai fratelli islamici e dai fratelli ebrei, quindi un profeta per tutte le religioni, cristiana, ebraica e islamica. Bene, questo Elia, dice Gesù, è tornato. E chi è questo nuovo Elia che è tornato? Proprio Giovanni Battista. Anche lui parlava chiaramente, anche lui diceva le cose come stavano. Pensate, vi ricordate come è morto Giovanni Battista? Vi ricordate? Perché? Perché disse la verità, disse a Erode, quella donna con cui stai non è tua moglie, non puoi vivere con lei, Erodiade. Allora, morale, la figlia Salome danzò per il nostro Erode. Erode disse, chiedimi quello che vuoi. La figlia disse, la testa di Giovanni Battista. Quindi il più grande tra i nati di donna muore per colpa di una escort, diremmo oggi, insomma, per dire così. Quindi immaginatevi. E quindi questo è il nuovo Elia, Giovanni Battista. E allora, questo ci dice che ogni tempo ha un profeta, dei profeti. Anche oggi abbiamo dei profeti che parlano chiaramente, parlano in nome di Dio. Ovviamente sono perseguitati, sono messi da parte. Anche il Santo Padre, Francesco, spesso viene attaccato perché dice la verità. Tante cose, quindi vedete che la storia purtroppo si ripete fino a che tornerà nostro Signore e allora metterà a posto tutte le cose. Sia lodato Gesù Cristo.